Il turismo montano in Calabria è in ottima salute, lo certifica una ricerca curata dall'economista dell'Università della Calabria Francesco Aiello, uno studio condotto negli scorsi tre mesi prendendo in esame 89 strutture ricettive della Sila. Un'anticipazione dei risultati che stiamo elaborando in questi giorni è che i flussi turistici in Sila sono aumentati in maniera considerevole. Ben il 25% di incremento si è registrato tra l'estate del 2021 e l'estate del 2019 ed è l'esito sia dell'aumento di presenze turistiche nel 2020, ma soprattutto della conferma di presenze ulteriori nell'estate del 2021. L'incremento del 25%, seppure non omogeneo sulle diverse aree prese in esame, è però molto più alto rispetto a quanto stimato dall'Istat per le aree montane italiane. Una bella notizia che fa ben sperare per l'indotto economico. E c'è anche un altro particolare da mettere in risalto. L'interesse verso la Silla calabrese non è concentrato soltanto ad agosto ma abbiamo osservato incrementi considerevoli di presenze turistiche anche nel mese di settembre e nel mese di ottobre. Adesso bisogna consolidare questa crescita rendendo sempre più appetibile la nostra montagna. Bisogna identificare delle politiche settoriali al fine di cogliere questa opportunità dovuta al maggiore interesse verso la montagna da parte del turista, che è prevalentemente in Sila un turista extra regionale.